Si è concluso ieri sera l'Ischia Film Festival Anna Testa. Tempo di bilanci per Ischia Film Festival, che ha chiuso il 6 luglio la ventiduesima edizione, puntando anche quest'anno sulla valorizzazione delle location e sull'identità culturale dei territori. La magia dei luoghi è lo sfondo dell'intera kermesse cinematografica che da anni si svolge nel Castello Aragonese, uno dei luoghi straordinari dell'Isola Verde. I premi ad artisti italiani e stranieri sono stati consegnati nel corso della serata conclusiva. Il direttore artistico Michelangelo Messina ha sottolineato che le opere vincitrici raccontano un paradigma significativo del nostro tempo. Se i luoghi si configurano come spazi incerti, ha ribadito Messina, paradossalmente acquisiscono senso solo quando sono ambientazioni di passaggio. Per la categoria best of, il premio del pubblico è stato assegnato all'attore e regista Marco D'Amore con il suo carattere. Un'edizione impreziosita dai riconoscimenti anche alla carriera ad attori italiani e stranieri, al regista Neri Parenti e la consegna dell'Ischia Film Award a Charlotte Rempling, Alessandro Gasman, Gloria Reuben e Maurizio Nichetti.